Ragazzi, stasera alle 19 tutti sul canale perché ci sarà un altro video su World War 2. Buona visione. Bella a tutti ragazzi, oh mio Dio, da quanto tempo non lo dicevo. Come potrete vedere e notare ragazzi, sono al terzo prestigio e mezzo circa di World War 2. Comunque, io mi scuso per l'assenza che ho fatto, perché comunque è stata un'assenza lunga, però ragazzi avevo bisogno di una pausa, mettiamola così. E quindi niente, da oggi poi ragazzi torno a fare video, non so con quale costanza, però insomma torno a fare video, ecco. Quello che state vedendo oggi, vabbè ragazzi, è un gameplay che ho fatto. Su The Ardennes Forest, dopo tutte le ore di gioco non sono ancora riuscito a capire la pronuncia di certe mappe. Comunque, ragazzi, oggi sono qua per parlarvi di un argomento importante, ovvero World War 2, diciamo dopo circa 2 mesi dall'uscita, anche 3 quasi, come è visto questo gioco? Cioè, voglio dire, è un gioco che la gente sta continuando ad amare, un gioco che stanno amando, oppure un gioco che sta iniziando a stufare? Beh, ragazzi, il gioco nel primo mese, facciamo nei primi 2 mesi, ha divertito tantissimo la community, è piaciuto tantissimo e la gente ci ha giocato veramente tanto, io compreso, perché come potete vedere sono al terzo prestigio e mezzo. Però, ragazzi, ho iniziato a stufarmi di giocare. All'incirca da 4-5 giorni. Perché? Perché stavo giocando, tra l'altro, guardate che morte stupida. Stavo giocando normalmente una partita e a un certo punto, boh, raga, non mi dava più niente il gioco. Cioè, quando uccidevo non mi divertivo, no? E allora, ragazzi, mi sono un po' chiesto: ma come mai non mi sto divertendo a giocare a Call of Duty? Cioè, perché? Allora, ragazzi, ho cercato un po' di risposte. Ho detto: vabbè, magari sono le dinamiche del gioco che non mi piacciono, sono. Non lo so, magari sono io che ci ho giocato troppo e quindi non mi diverto più. Potevano, cioè, queste erano un po', era un po' il mio pensiero, ecco. Però, ragazzi, non ho trovato una risposta vera e propria. L'unica risposta che posso dire che ho trovato, ragazzi, è stata in Modern Warfare, o meglio conosciuto come COD 4 Remastered. Questa è stata l'unica risposta che ho trovato, giocare a COD 4. Infatti, io in questi 5 giorni ho giocato a COD 4, un gioco che mi pento di non aver giocato, sulla quale poi ci farò anche un video, perché voglio farci qualche video, dato che mi sto divertendo a giocarci. E comunque su World War 2, ragazzi, sicuramente porterò parecchi video. L'uscita dei video saranno soprattutto Call of Duty in questo periodo e ogni tanto Minecraft, perché comunque voglio sempre portare la mia serie di survival. E quindi, ragazzi, posso dire tranquillamente che World War 2, dopo circa un mese e mezzo che ci gioco, mi ha stufato. Adesso come adesso, ragazzi, è un periodo. Probabilmente io tra una settimana tornerò a giocarci come prima. Però in questo periodo il gioco mi ha stufato, ecco, non mi regala più divertimento come me lo regalava prima, ecco. Però, ragazzi, come ho già detto, è un periodo, secondo me passerà, voglio dire, sicuramente la voglia di giocare mi tornerà, perché alla fine il gioco è bello, con i nuovi aggiornamenti, con le nuove patch, magari aggiungono qualcosa. Però, ripeto, mi sto divertendo molto a fare anche COD 4 Remastered, tra la quale, ragazzi, vi porterò sicuramente dei video in Game Battles, conosciuto meglio come GB, sempre su World War 2, qualcosa di privato, magari anche un 1v1 su COD 4. E niente, ragazzi, questo era un po' quello che volevo dirvi, ecco, il fatto che il gioco, dopo tutto questo tempo, magari potrebbe anche iniziare a stufare, come è successo a me, però sicuramente, ragazzi, è un periodo, tor mi tornerà anche la voglia di giocarci. Detto questo, vi ringrazio, un saluto da Onda d'Urto e bella ragazza.